Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di Dreamy H12 Pro, la lava e aspira per solidi e liquidi. Vediamo perché questo modello è diverso da tutti gli altri che ho portato fino ad oggi sul canale. Quello che vedete qua alle mie spalle è tutto il contenuto della confezione del Dreamy H12 Pro. Come vedete nella scatola è già presente un detergente, infatti potremo utilizzare il detergente Dreamy o quello che vi lascio qua sotto in descrizione insieme al link dell'H12 per andare a pulire meglio i vostri pavimenti. L'importante è che sia o un detergente ufficiale Dreamy o un detergente non schiumogeno che ci permetterà quindi di andare a pulire ancora meglio e igienizzare le superfici che andremo a trattare con la nostra lavasciuga. Vi chiedo come al solito di mettere un mi piace, iscrivervi al canale per non perdere altri video sulla H12 Pro e fatemi sapere anche con un commento qua sotto se può essere di vostro interesse un video di confronto tra tutte le lava e asciuga che abbiamo portato sul canale fino ad oggi. Per quanto riguarda il serbatoio, nella parte frontale abbiamo il serbatoio dell'acqua sporca da 700 ml, uno dei più grandi della sua categoria. Nella parte posteriore serbatoio dell'acqua pulita da 900 ml, anche questo veramente grande, caratteristiche che la rendono la lavasciuga da scegliere assolutamente perché ci permettono di non avere più il problema magari di effettuare la pulizia di una casa e avere il serbatoio troppo piccolo e quindi la necessità di andare a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita durante le pulizie di casa. Ma ora andiamo subito a vederla in funzione. Il primo passaggio da fare è quello di andare a riempire il serbatoio dell'acqua pulita. Molto comoda l'apertura qui del tappo, potremo andare a inserire acqua fredda o volendo anche acqua calda, ovviamente non a 100 gradi, ma in modo tale da andare a smacchiare ancora di più il pavimento se è sporco. Vado a reinserire il serbatoio dell'acqua pulita. Nella parte frontale abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e il tasto per passare nelle diverse modalità. Questa è la modalità auto, modalità ultra e modalità aspirazione, in questo caso utile per andare ad aspirare solo dei liquidi. Qui poi invece abbiamo la pulizia del rullo e questa è l'asciugatura del rullo che è una delle prerogative proprio di H12. Modalità auto. Azioniamola in modalità auto, ci dice anche la durata della batteria residua. Schiaccio il tasto per l'accensione, metto il piede e vado a inclinare. Come vedete il rullo ci va a indicare la quantità di sporco presente sul pavimento. Iniziamo con la pulizia del riso che ho inserito sul pavimento. La va ad aspirare senza alcun problema, con una sola passata aspira tutto senza problemi. Passiamo ora sull'aspirazione della farina bicarbonato. Anche qui prima passata vedete che non è rimasto nulla. Anche all'interno delle fughe va ad aspirare tutto senza alcun problema. Come sentite il motore va a regolarsi in modo automatico in base alla quantità di sporco che trova. Proviamo ora il passaggio sui liquidi, questa è Coca-Cola. Come vedete ha aspirato tutto. Questo è il risultato che si ottiene sul pavimento. Il pavimento in questo caso in ceramica è leggermente umido ma si andrà ad asciugare velocemente. Il pavimento è completamente pulito, non si sente quell'appiccicoso che solitamente si sente quando magari cade appunto della Coca-Cola e in questo caso abbiamo utilizzato solamente acqua calda. Per la maggior parte di metrature, quindi fino ai 100 metri quadri, 120 metri quadri, potremo utilizzare la nostra Dreamy H12 Pro per effettuare la pulizia di tutta la casa. Questa lavasciuga è perfetta da utilizzare su tutti quei pavimenti duri come il legno, ceramica, marmo e come vedete qua nella parte bassa è presente un rullo di ricambio che come vedremo tra poco potremo poi andare a lavare direttamente con la lavasciuga. Un filtro EPA di ricambio ovviamente lavabile. All'interno del serbatoio dell'acqua sporca infatti è presente un filtro EPA che ci permetterà di andare a filtrare le particelle di sporco e andare quindi a rendere il tutto più igienico. Filtro che quindi potremo andare a lavare sotto l'acqua, far asciugare bene e nel frattempo utilizzare l'altro in dotazione. Per pulire ogni angolo del serbatoio acqua sporca e serbatoio acqua pulita abbiamo in dotazione anche questo scopino che può tornare molto utile. Per favore, metti la
apparecchio sulla base di ricarica per l'autopulizia. Quando terminiamo la pulizia, lui ci suggerisce di posizionare subito l'aspirapolvere per la ricarica, ma anche per la pulizia del rullo. Rullo che, come vediamo, in questo H12 Pro è completamente da parte a parte, mentre su altri modelli magari è asimmetrico, quindi da una parte ha un bordino del motore e dall'altra invece è al vivo, come in questo caso. Qui abbiamo un rullo al vivo su entrambi i lati, cosa che va a migliorare di molto il modello H12 precedente, perché ci permette di andare a pulire, quindi vicino agli angoli della casa, dei mobili e del battiscopa, senza alcun problema. Questa è un'altra delle caratteristiche di questo H12 Pro che lo rendono al momento il migliore aspirapolvere e aspiraliquidi di Dreamy. Per quanto riguarda la pulizia della spazzola, adesso andiamo a farla nella vasetta. Qui potremo andare a aprire e pulire la pateletta nella parte superiore. Quando la posizioniamo in carica sulla vasetta, lui ci va a confermare la carica iniziata. Con il tasto superiore possiamo poi avviare la pulizia del rullo. Adesso sta effettuando l'autopulizia del rullo utilizzando l'acqua pulita del serbatoio posteriore. Va a pulire completamente il rullo qua e va a scaricare l'acqua sporca direttamente nel serbatoio frontale. In questo modo avremo un rullo sempre pulito. Oltre a effettuare una pulizia del rullo a 55 gradi, la pulizia del robot va anche a pulire i tubi interni in modo tale da evitare qualsiasi residuo di sporco all'interno dell'aspirapolvere. Come vi ho già detto prima, però, in confezione è presente anche un rullo nuovo, quindi potremo decidere di alternare i rulli facendoli asciugare completamente o volendo utilizzare questo rullo magari per un pavimento esterno, per un'altra zona della casa in cui vogliamo utilizzare due rulli differenti. Una però delle novità di questo H12 Pro, per cui lo rende il migliore lavasciuga, lavapavimenti presente sul mercato, è il fatto che il rullo, una volta pulito, verrà anche asciugato da un sistema di asciugatura a 55 gradi che permetterà quindi di evitare la formazione di cattivi odori del rullo e eviterà anche appunto la possibilità che il rullo crei delle muffe e crea degli odori all'interno del vostro sgabuzzino o della zona in cui la posizionate. Asciugatura del rullo della spazzola in corso. Una volta che ha completato la pulizia ci suggerisce di svuotare il serbatoio. Serbatoio dell'acqua sporca che semplicemente andando a schiacciare si potrà andare a rimuovere. E anch'io vi consiglio di svuotarlo frequentemente, anzi di svuotarlo dopo ogni pulizia, perché altrimenti l'odore che crea tutto lo sporco che abbiamo aspirato diventerà veramente irrespirabile. Per andarlo a svuotare semplicemente rimuoviamo il tappo nella parte superiore e lo andiamo a svuotare all'interno del water. Questi sono i sensori che vanno a indicare quando il serbatoio è troppo pieno e quindi quando è necessario andarlo a svuotare per forza, magari durante la pulizia di una casa molto grande. La parte superiore può andare a staccare, potremo andarla a passare sotto l'acqua in modo tale da sciacquarla. Andando a toccare il rullo è già in parte asciutto, anche se siamo solo al 5%. Mentre l'H12 Pro completa l'asciugatura del rullo, vado a raccontarvi ancora qualche caratteristica. Per quanto riguarda soprattutto la batteria, ha un'autonomia di 35 minuti nella funzione lava e aspira e un tempo di ricarica completo della batteria di 4-5 ore. Il peso di 4 kg potrebbe magari spaventare qualcuno, ma considerate che non è un aspirapolvere che dovremo quindi alzare, ma si tratta di una lava aspira dotata di un motore con propulsione automatica che quindi ci aiuterà nella pulizia della casa e non dovremo noi spingere l'H12 Pro, ma sarà lui a trainare. Quindi è veramente semplicissimo andare a pulire casa. La spazzola che va da parte a parte è sicuramente un plus da non sottovalutare, ma una delle caratteristiche più interessanti è l'asciugatura del rullo che ci permette di avere un rullo sempre perfetto dopo ogni pulizia. E per chi utilizza questi robot, per chi ha già utilizzato questi robot, sa bene che la manutenzione, più riusciamo a ridurla a un automatismo, più riusciamo a ridurla al minimo, più avremo voglia di utilizzare questi robot aspirapolvere. A noi non resterà solo che andare a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita. E la nostra lavasciuga è pronta per il prossimo utilizzo. Se avete delle domande su questo H12 Pro potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se avete già acquistato una lava e asciuga e come vi trovate in questo caso.
o se avete già acquistato questa H12 Pro e come vi state trovando. Per questo video con la Dreamy H12 Pro è tutto, noi ci vediamo alla prossima videorecensione per scegliere. Ciao da Enrico!